Pronti? Video finale? Non lo so. Non so sicuro che sia l'ultima puntata. Penso ci sia un altro dungeon da fare. Se non mi prende tanto. L'ultima volta ho fatto 40 minuti, ma ci ho perso anche mezz'ora con quel cacchio di enigma del cavolo. E quindi... Oh mio Dio, no! Abbiate pietà di me con sti cannoni. Basta! Basta! Poi là non c'è sta nient'altro che poi mette. Sì, fermate. E che scivolo. Vedi? Non me ne frega niente. Vi fermate mezzo secondo per farmi... No, niente, non... Allora, fermo. Niente, non te vate, prima queste cose fai così. Mi dovete far impazzare, vero? Mi fa piacere che ne hai rotto uno. Stai scherzando. Sparisci. No, piaccio no. Ti prego, no. Ti prego, c'ho i cannoni addosso. E vai! Questo è tutto di fuoco. Perfetto proprio. Sono incendiati? Sì. Come pensi che io possa superare questa zona per sessioni in fiamme? Non ha capito. Non lo so. Dobbiamo uscire a fare qualcosa. Non ho capito perché non posso rompere quelli. Ah, e che cazzo serve? Tanto sparano con una velocità che... Oh, soldato. Perché mi fai 3.000 segni diversi? Oh, ti ringrazio. Avrei una domanda. Che cazzo serve sto coso qua? Ti fermi? Ma come fai a controllarlo? Va bene. No, vabbè, ragazzi. Sta fermo, si ferma. Mo? Che cazzo ha fatto? È tornato indietro. Ma che stiamo scherzando? Ma che mi sta prendendo? Stiamo a far prendere in giro da un gioco io. Soffia. Fermalo. Vai dentro. Vai dentro, porco Giuda. Non mi fare incazzare. Ancora? Vai, cammina. Tutto questo perché non lo posso toccare. Ora tu mi spieghi questo a che cazzo serve qua. Ah, Dennett Splinalot. No, non è quello che volevo fare.
Perché non ho un'arma di ghiaccio che fa quelle cose. Quindi sono costretto a utilizzare questo. Mamma mia, fortuna che mi sono riempito l'inventario. L'inventario di quelle cose. Perché fare ciò? Io prima o poi devo tornare indietro. Allora, io dove devo atterrare? Là. Quindi mi servono. Perfetto. Mi basta. Sempre se non fa cazzate il mio personaggio. Come l'ho detto. Non mi basta. Non mi serve quello. Almeno posso fare una mezza specie di percorso. E boom! Sotto. E ricominciamo da capo il percorso, perché non è che mi fa respawnare all'inizio. No, mi fa respawnare là. No, non la posso far spostare. Se la sposto più avanti cade giù. Allora, aspetta. Fermo. Fermo. So che posso fare. Non è necessario fare il percorso lungo. No, ti prego. Ok, ok, ok. No, devo far saltare tutto in aria. Quest'ultimo dungeon è un inferno sceso in terra. No, più che altro perché devi usare sempre lo stesso cazzo di potere. E che per fortuna i poteri non hanno costi diversi. Nel senso, non è che se uso un... Perché fa così sta cosa, mo? Io volevo che tu ghiacciassi tutto. È caduto da solo. Non sto scherzando, è andato giù da solo, eh. Non ho premuto nessun pulsante. Allora, con un singolo attacco, guarda, famo così. No! Questo perché non ha congelato anche l'altro cristallo. Allora, ce la facciamo? Sì, ce la facciamo. A patto di non toccare quel disco, che lui non riesce a saltare. Fuck you game. Ok, che ci sono fatto mandare, eh? Ficca questa freccia nell'occhio. C'è un'altra ficca dove non batte il sole. Comincia a scherzare. Oh, non pensavo che stessi arrivato al punto in cui sclero su un gioco come Okami. Ah no, è un orco. Ok, stavo dire, che cazzo ci fa questo qui? Se vende la Golden Dust mi fa un piacere. Che cos'è quello? Godly Charm. Ah, ok. Mazzo molto bello. Stai zitto. Battaglie, battaglie, tutte le battaglie. Ce ne ho 15. Ne compro altri 10. Non mi frega niente. Compro un paio di questi. Ti vendo tutti. Denaro a go-go. Ah, non mi serve cibo per animali. Finisce stone che l'ho preso. Prendo un po' di questi. Ce n'è solo uno, ovviamente. Perché sta cazzata ancora non l'ho capita. Perché vendono solo un attimo o qualcosa di quello. L'ultimo salvataggio. E forse diciamo addio a questo buco in terra. Date un bacio di Dio alle vostre chiappe, come diceva. No, basta, Matte. Non tocca più sti dolci, per l'amor di Dio. Poi mi sento male. Infatti sono le 7, lascia stare. Andiamo. Ha già finito questa storia. Ha parlato che si è ripresa. L'altro Shiranui si è ripreso grazie al suo legame col Punk, cioè il nonno tipo. Cazzo, finiamo sta storia. Allora, preferisco tagliare. Preferisco tagliare, non si sa mai.
Non che mago tenna. Sono sicuro che non siano i nomi tradizionali. Uno è ghiaccio, uno è fuoco. Cazzo. Vabbè, l'argento è legato al freddo. L'oro al caldo. Sono pure due colori differenti. Due colori proprio caldo, uno caldo, uno freddo. Si uniscono? Transformerde? Trasformete. Dai, fammi un trasformete. No, siete stronzi proprio. Dai, gufotti. Sì, sono qui per scappare mentre si leccavano le ferite. Non pensi... Ah, sì, se scappano quindi. Nekomaru. E allora facciamolo, cazzo. Bravo. Oddio, diventa una divinità. No, dai. Secondo me è Okikunushi. Però non ne so abbastanza di mitologia giapponese per saperlo. Ci sono tutti gli elementi? Ci sono tutti gli elementi qua? Ma questa... Non l'ho preso in pieno. Colpa mia. Ma queste sono boss. Le abilità dei boss. Come ammazzavi il boss? Pull me back like an arrow. Ah, ok. Ah, devo tenere premuto. Ok, devo tenere premuto tipo. Quindi c'hanno tutte abilità dei vecchi boss, praticamente. Ah, mi serve il fuoco, dov'è? Eccolo qua. Aia, 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 aia. Cucina ragno. Bomba di chi era? Vabbè, forse è il senso che c'hai, per questo c'hai il... Ah, è per non farmi attaccare. Per questo lo... Che figo il fatto che diventa un arciere, che diventa un arco. Ah, scusami, devo fare... Dai che stavolta lo ammazziamo. Anzi, ti do pure un pendente. No! Era morto! Tu mi ho tanti gufi dei... Come si chiama? Oh, sì. No, che cazzo hanno fatto? No, che cazzata che ha fatto? Si sono mischiati, nel senso... Valla a prendere. Prendilo, Binky Pow. Secondo me se aspetto lui gli fa più danno. Secondo me sì, se aspetto lui gli fa più danno. Ok. Aia. E via! Uno di quello di ghiaccio di d'oro è andato. Mago Mago. Guarda un po'. Fuoco, fuoco, fuoco. Ce l'ho io fuoco. Però non ancora. Secondo me se aspettiamo troppo tempo, lui si era... Si resuscita. Cazzo, ho mancato. Non ho capito il ghiaccio a che cosa ti serve qui. Forse... No, perché il ghiaccio l'abbiamo... Forse per congelare uno l'altro? Quando lui lancia il ghiaccio?
usare sti cose che non mi servono a niente. Fai quell'altro. E la bomba. Bravissimo. Vai, vai, vai. Che figo. Questo, cioè, sarebbe molto bello in multiplayer. Una zona così. Secondo me se faccio quel coso a circolo che ho visto durante la battaglia iniziale contro questo qui, con l'altro Shiranui che c'era l'8, faceva un 8 e ha fatto praticamente 3-4 tagli in fila. Com'era così? Però non ho capito come ha fatto a farlo. Dai, cazzo, è morto. È strano però, questo resiste di più rispetto all'altro. L'altro ci ha messo un po' prima di andare giù. Cioè, questo ci ha messo due colpi e andava giù. Ma è anche vero che c'ha sta cazzo di cosa di... Perché questa è una cazzata per far recuperare il giocatore, ma... Non è che ti stiano facendo così tanto... Ah, è morto con l'esplosione, perfetto. Finiamoli. Che meccanico. Cioè, presumo che... No, non abbiamo finito. Che cazzo sto dicendo? Questo è il penultimo boss. È il penultimo dungeon. Probabilmente mancherà l'ultimo dungeon. Cioè, il finale di tutto. Dove probabilmente incontriamo proprio il signore del male. Nobunaga. I demoni gemelli che hanno... Che si sono... erano svegliati in cima ai Zufushi. E si è provato a trasformare Kamui in una landa di ghiaccio. Erano stati sconfitti. Sono scomparsi in... esplosioni di petali grazie a Oki e Amaterasu. Penso sia così, a meno che Oki non è un'altra cosa. Tuttavia, una nebbia, una gigantesca nuvola nera, come la nera come la notte, è apparso Blight, Ninetales e i due gemelli. Tutte le anime di tutti i demoni che sono, vabbè, sono entrati dentro la nave perché sono, appaiono tutti da lì, l'arca di Yamato. È l'inizio di tutto il male. E se eliminassimo la barca, per esempio? Oh, Shiranui! Tutti i sacrifici, tutte le vite perse nel nome del bene sono state veramente vane. Shiranui di 100 anni fa, l'incarnazione di 100 anni fa, era stanco, esatto, esausto dalle battaglie intense. Tuttavia, quando Shiranui ha nutato il brillare della spada di Oki, uno strano sorriso apparse da parte sulle sue labbra. Soddisfatto con la sua ultima, con la sua, questa raggio di speranza, cioè lui se n'è andato e ah vabbè, è tornato indietro nel tempo grazie al passaggio di Shaku. Amaterasu e Rissuru l'hanno guardato ed erano, sapevano che quello era Shiranui e tornava indietro a morire. A combattere contro Orochi dopo aver salvato Nagi dalla rosa di morte. E aiutarli nella loro quest. Of the Legend, iniziando. Lui doveva morire perché sennò non nasce la leggenda. Come Shaku se ne andò alle scene, i suoi aghi. I suoi occhi di Shaku sembravano quelli di qualcuno che sapeva quello che sarebbe accaduto. Sarebbe stato orribile. Ci danno l'ultimo rosario. No, San Krang. Tutto qui. Non mi potenzia manco la vita. Me ne manca un'altra tecnicamente. Yo. You like to save? Fuck you! Fuck you, sì! Fuck you il misfatto. Cioè, manca che non salvo, così sono scemo. Ho avuto il casino che ho fatto per farmi quel dungeon del cacchio. Ok. Amaterasu e gli altri tornarono indietro. Ai piedi di Esofuji hanno visto Lika fare la preghiera. Come per celebrare questa vittoria, i due vulcani gemelli hanno eruttato.
Vabbè, hanno sentito il calore arrivare e hanno cominciato a piangere di gioia. Tuttavia, Oki guardava in silenzio stoico. Ah, diceva, si sente in colpa per aver preso questa spada alla fine. Ah. L'unico che riuscì a fargli piacere, cioè, tipo, tranquillo, state tranquillo. Se fu Samicle. Anche adesso è diventato capo tribù e gli ha dato una mano, ovviamente gli ha dato una stretta di mano. Ah, vabbè, no, semplicemente tutti tranquilli. Sì, ma Kutone tornò nella spada. È sempre lì, gira sempre lì, guarda una spada. Tsukuyomi, Kutone. Finché la spada brilla, no, il male non fare. E in quel momento un brillante lampo di luce fu sparato da Cotone colpendo la superficie di Laoci Lake. Siccome non, anche se non si è mai sciolto, ha cominciato a spaccarsi il ghiaccio e la. Non era una leggenda? Che senso? Cioè parte in aria? Ma oddio, andiamo nelle lande degli dèi! Ci spetta, o il minimo, che siamo una divinità, ci aspetta. Che diavolo? È un arcobaleno. Andiamo nell'anda degli dèi? No, vabbè, fermate. Fermate, fammi salvare, fammi salvare, fammi salvare. Salviamo. E concludiamo qui, ragazzi. Per il momento, poi vediamo. Voglio vedere come va a finire qua.